350 km per disfarsi del cadavere, una storia inquietante, quella di Castrovalba, frazione di Anversa degli Abruzzi. Dopo un anno di accertamenti è stato identificato il cadavere rinvenuto la scorsa estate. Si tratta di Bruno Del Negro, un pensionato 81enne di Trani. I tre figli di Bruno Del Negro e la compagna di uno di questi sono stati iscritti nel registro degli indagati per soppressione di cadavere, truffa ai danni dell'INPS, indebito utilizzo di carta bancomat. L'anziano, all'epoca allettato, incapace di provvedere a se stesso, sarebbe stato trovato morto nel proprio letto da uno dei figli che, in concorso con la compagna, avrebbe deciso di disfarsi del cadavere, spogliandolo, mettendolo in un sacco a pelo acquistato immediatamente prima, per poi abbandonarlo lungo una stradina di Castrovalba, dopo aver percorso con la tua vettura circa 350 km, cioè al fine di continuare a percepire la pensione del congiunto per circa 3.000 euro al mese, riuscendo a incassare complessivamente la somma di 6.000 euro con pari danno per l'INPS. L'81enne è stato identificato grazie all'attività dei carabinieri del nucleo investigativo dell'Aquila che, partendo dal ritrovamento del cadavere nudo e senza documenti, concentrando gli accertamenti su una protesi femorale che gli era stata impiantata, sono riusciti a generalizzare il cadavere. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire passo dopo passo gli eventi che si sono succeduti in quei giorni con l'abbandono del corpo dell'anziano nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2022. Per la procura di Sulmona vi è anche un altro aspetto di rilevanza penale: la mancata segnalazione del decesso all'INPS e il fatto che i figli abbiano continuato a percepire e spendere per quasi un anno la pensione, i risparmi del padre. L'anziano era stato sepolto come soggetto ignoto lo scorso mese di aprile, dopo 8 mesi di accertamenti nella cella frigorifera dell'ospedale di Chieti. La consulenza del perito Pietro Falco è stata depositata in queste ore sul tavolo della procura. Poi la svolta nelle indagini. Decisiva ai fini dell'identificazione è stata la placca applicata sul corpo dell'anziano a seguito dello svolgimento di un intervento chirurgico. Un'indagine complessa, poiché l'uomo non risultava schedato nel database delle forze dell'ordine, né era stata presentata una denuncia di scomparsa.